che eh, sicuramente ha un'azione una diciamo, una, um, un risolutiva, diciamo, a livello almeno dolorifico, sintomatologico. È un ottimo farmaco, dato che ha un costo anche molto basso rispetto agli altri farmaci e non richiede appunto una gastroprotezione, addirittura in alcuni casi può essere dato anche a stomaco vuoto, come si vuol dire comunemente. Addirittura mi sembra che non ci sia sia anche da banco rispetto agli altri. Sì, diciamo che in alcuni casi può essere anche da banco, comunque insomma basta anche una ricetta bianca, ha un costo, ripeto, molto molto basso rispetto anche ad altri, eh, altri farmaci e poi va ricordato che comunque è il farmaco di prima scelta secondo le linee guida più importanti, comprese quelle nostre italiane, sulla lombalgia acuta, quelle statunitensi, quelle inglesi e anche quelle australiane. Quindi insomma sono farmaci questi sono degli indirizzi che uno specialista non può non tenere presente. Senta, allora, eh, per quanto riguarda invece sempre il discorso farmacologico, spesso eh, vengono eh, dosati insieme eh, antinfiammatori e miorilassanti. Sì. Eh, io so che le, le scuole di pensiero fisiatriche in genere eh, sconsigliano questo tipo di... Eh, sì, eh, anche questo pensiero qui, il fatto di associare, diciamo, sì, sì. Di associazione. Sì. Questa è una cosa molto importante perché eh, frequentemente eh, diciamo, il medico di famiglia che chiaramente non, è, non ha una specializzazione eh, diciamo, così specifica sul problema, è chiaro che eh, eh, si comporta come comunemente gli viene insegnato. In realtà le linee guida proprio indicano in modo chiaro che... E diciamo La sovrapposizione di due medicine, una è un antifiammatorio con un farmaco che appunto è decontratturante e quindi agisce sulla muscolatura, non ha un'efficacia superiore al solo antifiammatorio. Quindi non si comprende per quale motivo debba essere fatta una doppia somministrazione di questi farmaci quando poi si è visto che concretamente su studi importanti scientifici internazionali appunto non si ha un effetto, un beneficio reale. Perciò diciamo che eh, alla fine il mio rilassante viene preso in più, eh, quasi gratuitamente. Diciamo, esatto, si potrebbe ma... evitare tranquillamente. Insomma. Sì, ecco. sì, sì, non solo, ma anche dipendenza a tempi brevi, questo è un altro problema che dà questo tipo di farmaco. E non, non sembra dare nessun effetto significativo, quindi si deve scegliere o l'uno o l'altro. Non conviene comunque dare eh, diciamo entrambi, soprattutto poi se miscelati insieme nella, stesso, nella stessa siringa, come spesso accade. Questo è un altro errore perché possono dare anche fenomeni di precipitazione farmacologica. Per cui conviene evitare proprio questo. Perciò diciamo che eh, a questo punto eh, uno prende intanto il paracetamolo, così eh, comincia ad alleviare i dolori. Esatto. Poi, eh, ovviamente, mh, probabilmente se è una, diciamo una cosa transitoria, un fenomeno transitorio, sicuramente la eh, situazione migliorerà e perciò fino a quasi a, sc prende a scomparire diciamo, la, la, sint la, sin la sintomatologia dolorosa. No? Sì, sì. E praticamente, invece, eh, se questo non dovesse avvenire, magari c'è soltanto in qualche modo un, att un attenuarsi diciamo, della sintomatologia patologia eh, a quel punto ci si rivolge a uno specialista. Certo, cioè, uno specialista del settore specifico, può essere un ortopedico o un fisiatra, l'ortopedico in genere cura più la parte chirurgica e il fisiatra invece più la parte clinica. Comunque la cosa più importante a dire è che si deve partire da delle indagini che sono anche abbastanza semplici, per esempio fare una radiografia di tutto il rachide, quindi rachide cervicale, dorsale e lombosacrale in piedi, in ortostatismo, diciamo noi, è molto importante per la valutazione delle curve del Rachide stesso per vedere laddove può essere utile agire dal punto di vista eh, biomeccanico, dal punto di vista anche rieducativo. Assai frequentemente eh, capita che eh, lo specialista. E può guardare soltanto la risonanza magnetica ad esempio che viene fatta in una posizione come sappiamo una posizione supina che non ci dà una corretta misura delle curve del rachide per cui si può avere un trattamento riabilitativo che è basato su un progetto che non è specifico che non è appropriato in questo senso e anche il terapista ha necessità di avere delle indicazioni chiarissime da parte del fisiatra o dell'ortopedio chiaramente per poter eseguire un trattamento che sia appunto adeguato al problema Perciò diciamo che... Ehm si chiama clinostatica mi sembra la posizione la posizione clinostatica sì, sì. E la posizione clinostatica cioè, è in orizzontale eh, allora quando uno fa la, cioè uno prescrive la risonanza magnetica sì, giusto? Sì. perfetto, eh, però lei mi stava, stava dicendo appunto eh, ci stava dicendo che eh, effettivamente non si può valutare perfettamente la colonna in una situazione di questo tipo però la risonanza magnetica perciò bisogna farla per forza in quel cioè, modo beh, non è, non è altro. Altro. E, e, e il caso eventualmente di fare sia una radiografia che una risonanza per allora, la, una, maniore, una migliore Valutazione e perciò in qualche modo per l'espressione di, di una diagnosi più precisa? Allora indubbiamente il primo eh, percorso eh, da scegliere è quello di fare una radiografia di tutto quanto il rack, dopodiché deve seguire necessariamente una visita specialistica che deve eh, evidenziare qualche deficit di natura neurologica, neuromotoria diciamo noi. Dopodiché da lì parte un'eventuale prescrizione di risonanza magnetica. Io credo che oggi sicuramente vi sia un po' un abuso di prescrizione di questo tipo di indagine che comunque risulta preziosissima, però ecco, deve essere sempre preceduta da un accurato esame obiettivo dal punto di vista neurologico, dal punto di vista fisiatico, proprio per evidenziare quali sono le cose che si vanno a cercare con precisione e risonanza magnetica. D'altro non dimentichiamo che è anche un'indagine che ha un costo non irrilevante. Certo, ultimamente poi è mutuabile, ma prima, eh, fino a qualche anno fa, mi sembra che... Sì, non cambia molto piuttosto... che sia, certo, mutuabile o no, comunque è sempre un costo elevato a certo, carico del sistema, per, sanitario, nazionale. Carico del sistema sanitario nazionale. Però diciamo, è proprio, forse proprio in questo modo, c'è forse è proprio questo il discorso della l'abuso, eh, però eh, c'è quello che volevo dire, effettivamente la risonanza adesso ci permette di verificare se ci sono dei danni proprio al livello del disco, livello, eh, prima con radiografia non si poteva eh, verificare completamente Certamente. questa cosa. No, no, è un mezzo, è un mezzo per, diciamo, assolutamente prezioso, però il problema è che oggi si fa un, diciamo, un utilizzo forse improprio di questa preziosissima eh, metodologia insomma, che evidenzia le lesioni in modo molto preciso, addirittura si sceglie in alcuni casi di eh, non so, intervenire o meno non so, può essere un intervento tipo chirurgico o altro, semplicemente guardando una risonanza magnetica bisogna partire necessariamente da uno studio delle curve a parte casi chiaramente particolari, casi in cui ci sono delle lesioni discali che sono gravissime con una sintomatologia chiaramente imponente in quel caso è chiaro che il chirurgo deve intervenire nel tempo più breve possibile, però questo per fortuna accade di rado, più frequentemente eh, si vede come senza neanche diciamo eh, così insomma eh, curare molto l'aspetto clinico del paziente si passi subito a un trattamento, mentre molti vedere anche perché poi lo studio della, del rachide consente delle verifiche successive per vedere se veramente il trattamento riabilitativo ha eh, sortito il suo effetto eh, E allora principalmente cioè, diciamo, facciamo questa risonanza Una volta che eh, viene appurata una, una lesione, insomma un danno sicuramente alla colonna vertebrale come potrebbe essere anche una normale riduzione di ampiezza del disco eh. oppure magari una produzione, un'estrusione eh, discale, eh, come eh, si procede a quel punto? Allora, eh, Come... sì, non è che la presenza di una lesione discale vuoi che sia, non so, una ernia del disco oppure una produzione vera e propria oppure un bulging cosiddetto, cioè una degenerazione parziale del disco eh, ci dia un indirizzo chirurgico chiaramente cioè una persona può avere anche più ernie del disco non per questo deve essere sottoposta a un intervento chirurgico vi sono alcuni fattori meccanici molto importanti che si evidenziano dal punto di vista clinico ad esempio, io posso avere un'ernia del disco diciamo anche abbastanza importante che però non mi dà compressione sul tessuto nervoso. In questo caso il paziente, non avendo nessun deficit neuromotorio, non deve essere indirizzato all'intervento chirurgico. Vi sono casi in cui invece un'ernia anche di piccole dimensioni, però trovano un paziente che ha uno spazio vertebrale che è piuttosto ristretto, quindi con un'importante compressione sul nervo e un deficit neuromotorio. In questo caso invece è opportuno consultare il neurochirurgo. Quindi i pazienti devono essere seguiti durante tutto quanto il percorso. Di questo mal di schiena dall'inizio fino al termine di questo percorso. Tanto per intenderci, per esempio, una, una produzione non va uh, trattata, per esempio. Chirurgicamente? Sì. No, in genere con la produzione discale anche se sono multiple, in genere non vengono trattate chirurgicamente, così come anche le degenerazioni discali che si chiamano bulging, in genere riservata a un'ernia. E l'atteggiamento, devo dire, questo che ho un grande piacere, anche del mondo chirurgico, è molto più prudente rispetto a una volta, perché poi si è visto che le recidive, le problematiche discali tornano anche dopo l'intervento chirurgico. Quindi in pratica eh, ci si muove soltanto e dal punto di vista chirurgico chiaramente soltanto quando si è in presenza di un deficit neuromotorio insomma e conclamato ecco da questa sua quello che mi sa, le ultime parole che insomma, ha pronunciato sembra quasi che prima si operasse più, più facilmente rispetto ad oggi beh indubbiamente diciamo almeno dal punto di vista statistico questo si può proprio osservare c'era una tendenza a un maggiore interventismo dal punto di vista chirurgico certo. poi però si è visto perché, anche perché si faceva una buona fede cioè si pensava di risolvere facilmente il problema invece si è visto successivamente che si formano delle aderenze fibrose o altre problematiche certo. comunque correlate con l'intervento chirurgico che possono dar luogo a dei Diciamo a dei dolori che poi ancora più difficilmente possono essere sedati mediante fisioterapia o mediante certo. opportuni farmaci. Eh, però sembra quasi una contraddizione questa. Oggi che praticamente si riesce a capire subito che c'è un'ernia. Uh, un presente con una risonanza e tutto quanto, allora magari si opera di meno. Una volta invece che effettivamente l'ernia non si poteva riscontrare eh, con certezza prima con una radiografia, sbaglio. Sì, ma io non parlo di così tanti anni fa, diciamo, questo anche durante le prime fasi della risonanza magnetica già avveniva questo, diciamo, questa consuetudine in cui gli interventi di chirurgici si facevano molto frequentemente anche per dolori abbastanza diciamo, contenuti, tutto sommato, anche in assenza di veri e propri deficit neuromotori. Prima della cosiddetta risonanza magnetica nucleare però, eh, come si faceva uno a diagnosticare, diagnosticare un'ernia?